Cari amiche e cari amici di Radio Evolution, ben ritrovate, ben ritrovati in questo ennesimo appuntamento di questo lungo viaggio che da molti anni, ormai 5 anni, sta proseguendo sui binari di questa piccola stazione web che è Radio Evolution. Ben ritrovate, ben ritrovati in Crescere per Educare. Il titolo della trasmissione già indica che se non ci mettiamo noi per primi a crescere, difficilmente poi riusciremo anche a educare, per cui già nel titolo abbiamo una risposta di qual è l'intento di questa trasmissione. E ben arrivate, ben arrivati più esattamente alla 179esima puntata di Crescere per Educare, in questo mercoledì 24 febbraio, a meno di un mese dalla primavera, che incomincia già, tra virgolette, a sentirsi nell'aria. Credo che anche voi, dove vi troviate, la possiate sentire. Sono Pietro Lombardo e sono davvero felice di essere anche in questa sera qui con voi, e poi nei momenti delle repliche che state ascoltando questa trasmissione o vi state scaricando la trasmissione da YouTube o dall'archivio della radio, insomma ci sono vari sistemi per accedere a questa trasmissione. Dicevo, ben arrivati a tutti voi, perché è davvero molto importante che noi ci troviamo insieme ogni tanto in questo cammino. Io credo fermamente nell'educazione, non solo perché è oggetto della mia professione, di questa mia mission, ma soprattutto perché non c'è giorno che passi che le notizie che ci arrivano anche dai mass media, a volte positive, a volte negative, ovviamente ci colpiscono di più quelle negative che quelle positive, ci fanno capire come la carenza dell'educazione vi siano praticamente dei grossi problemi che si riversano sulla nostra società. Non si pensa mai che la mancanza di educazione procura un danno alla nostra società enorme, soprattutto sulla qualità della vita e poi, se vogliamo, anche a livello economico, a livello proprio di costi, a livello proprio di quello che la mancata educazione produce. Una società saggia, non dico civile, saggia, dovrebbe essere quella che si impegna più di ogni altro a curare le radici, a curare ciò che fa crescere il futuro di un'umanità. E qui parliamo dell'infanzia e parliamo degli adolescenti. Purtroppo in molte persone si è persa di vista il valore dell'educazione e di che cosa significhi prendersi cura di bambini e adolescenti, di quelli che sono gli uomini e le donne del domani, di quelli che tra le altre cose si occuperanno di noi quando saremo anziani, perché poi non ci si pensa mai che la vita è un grande boomerang e che quello che si lancia è quello che poi si raccoglie, quello che si lancia è quello che torna indietro. E dunque noi invece siamo qui e siamo sicuramente delle persone di buona volontà, chi nel ruolo di madre, di padre, chi di padre, di madre magari anche di educatore o di insegnante, di sacerdote, di suora, insomma a vari livelli. Siamo qui perché vogliamo riflettere appunto su quanto sia importante la parola educazione, e lo faremo come sempre, mi auguro, con la passione e l'interesse di sempre. Thank you.
E allora, cari amiche e cari amici, siamo pronti per questa nuova avventura e per chiederci un attimino qual è appunto il significato che noi vogliamo dare a questa parola, la parola educazione. E lo faremo, come sempre, con quello spirito di chi vuole mettersi in gioco e di chi vuole serenamente guardarsi dentro e conoscersi. Ora, i genitori dovrebbero essere non soltanto quelli che danno la vita in termini biologici, ma dovrebbero essere quelli che danno la vita in termini morali, etici, spirituali, in termini proprio di nutrimento sano, quel nutrimento che permetterà a un bambino e una bambina di andare verso il futuro con il cuore, le braccia, la mente aperti, aperti a tutto quello che di bello li aspetta. Ora, sembrerà strano, ma a volte i genitori sono quelle persone che danno la vita dal punto di vista biologico, ma poi non riescono a dare quel nutrimento che dà alla vita la direzione giusta, la direzione che noi stiamo indicando dai microfoni di questa piccola radio dal cuore grande, in tutte le trasmissioni che vengono fatte non solo qui, in questo spazio del mercoledì sera alle ore 21, ma anche nelle altre trasmissioni dei miei collaboratori e collaboratrici. Allora, sembrerà strano quello che stiamo per dire in questa puntata di Crescere per Educare, però a volte ci sono delle situazioni in cui i genitori, e lo dico anche con un po' di imbarazzo, manifestano un atteggiamento contro la vita, perché è strano vedere dei genitori che danno la vita e contemporaneamente mostrano un atteggiamento contro la vita. Ora, la domanda che potremmo farci è: ma com'è possibile che una madre e un padre che donano la vita poi ritraggono questo dono? Com'è possibile, cioè, questa contraddizione? Dei genitori che danno la vita e contemporaneamente la tolgono. Beh, probabilmente perché se un genitore è una persona lontana da se stessa, è lontana dalle sue più profonde aspirazioni, dall'intimo sentire, dalla capacità di essere fedele al proprio progetto felicità, se un genitore come persona è portatrice di ferite, di traumi, di mistificazioni, di nevrosi, di vuoti, di voragini. Insomma, se tutto questo avviene, è chiaro che in quel genitore farà fatica la fonte vitale dell'esistenza a manifestarsi in tutta la sua pienezza, in tutta la sua ricchezza. Solo Dio è realmente fedele. Solo Dio non si pente mai di aver donato la vita e rimane fedele a questo atto per tutta la nostra esistenza, perché Dio accoglie, Dio perdona, Dio ripara, Dio misericordia. Siamo nell'anno della misericordia voluto da Papa Francesco. Solo Dio, cioè, non si stanca mai di ridare anche al più incallito del peccatore la possibilità di rialzarsi, di ritornare, di rinascere. Siamo nella Quaresima, siamo nel periodo che si prepara alla grande liturgia della Pasqua, che probabilmente per davvero, di tutte le liturgie che vengono celebrate, quella più straordinaria, quella più ricca di mistero, il mistero, pensate, della vita che risorge dopo la morte. Quello che voi distruggerete, in tre giorni risorgerà, al terzo giorno il Tempio verrà ricostruito. La Pasqua sembra dirci che non c'è tomba così profonda che non possa essere rischiarata dalla luce di Dio. Non c'è ghiacciaio così imponente che non possa sciogliersi al calore dell'amore di Dio Padre. Non c'è valle così oscura che non possa essere raggiunta dai raggi della speranza. Non c'è abisso così denso di pece nera che non possa essere raggiunto
dall'abbraccio dell'amore misericordievole di Dio. Questo ci insegna la Pasqua. La Pasqua ci insegna che davvero l'educazione è una festa di vita, di rinascita continua, di ritrovarsi, di riabbracciarsi. Quando io ricevo in dono le storie che le persone mi vengono a raccontare e sento di questi abbracci presi all'ultimo minuto, sento di queste riconciliazioni di questo genitore che negli ultimi giorni della sua vita terrena si riconcilia con un figlio e un figlio si riconcilia con un genitore, mi rendo conto che poi alla fine ciò che è essenziale è ritrovare in famiglia, nella propria famiglia d'origine, che poi è l'origine di tutta la nostra vita, quella pace che nasce dall'incontrarsi, dal riconoscersi reciprocamente, dall'accettarsi per i propri limiti, per le proprie ferite, anche per quello che non si è riusciti a donarsi nel viaggio della vita, della prima parte della vita. E allora la domanda che ci facciamo in questa puntata di Crescere per Educare è: ma come è possibile che quella stessa persona così piena di emozione, di trepidazione, che stringe per la prima volta tra le proprie braccia la sua creatura, può essere poi contemporaneamente contro la vita? Cioè, come può essere quella persona che ama, che sente di amare quella creaturina, contemporaneamente poi non sia capace di portarla a danzare leggera nei grandi giardini, prati della vita? Ma io credo che questo può essere fatto in tantissimi modi in realtà. Credo che pochi lo fanno al 100%. Credo che quello che sto per dire sia solo in parte presente. E ognuno di noi può chiedere a se stesso, io lo chiedo a me come padre, lo chiedo a me quanto posso farlo io. E a me è della mia vita poi alla fine che dovrò rispondere, non della vita degli altri. Nessuno di noi dovrà alla fine della sua vita rispondere delle scelte degli altri, dei comportamenti degli altri. Dovrà scegliere di rispondere come lui si è rapportato con gli altri, di quello che io ho fatto per gli altri, di quello che io ho donato o ho tolto agli altri, ma riguarda le mie scelte, la mia responsabilità. Beh, semplicemente possiamo essere contrari alla vita nel momento in cui, ad esempio, non siamo in grado di ascoltare chi è l'altro. E dunque non diamo il permesso all'altro di esistere, di manifestarsi nella sua interezza, nella pienezza della sua unicità. Lo potremmo fare nel momento in cui non siamo in grado di perdonare. A volte non si perdona, è proprio così. L'orgoglio della propria ferita è talmente forte che non si vuole proprio. Ci sono persone che decidono di questo non te lo perdonerò mai. E muoiono, pensate, con questo risentimento, con questa rabbia che ha ucciso la possibilità di rinascere più forti della ferita e più forti di quello che ci ha deluso o che in qualche modo ci ha disgustato. La cosa peggiore sarebbe non riuscire a perdonare se stessi, aggiungerei. Perché se non perdoniamo noi stessi, pensate un po', moriamo arrabbiati con noi stessi. Per quello che non abbiamo fatto, per quello che avremmo potuto fare, per quanto siamo stati egoisti o ciechi o stolti.
Io ci torno spesso su questo argomento, voi lo sapete, parlo di chi ci segue da tempo, ma perché io so quanto è importante riconciliarsi anche con se stessi, perché se un genitore non si riconcilia con la propria persona, come farà a essere per la vita? La non riconciliazione non è un atto di vita, è un atto di morte. E mettere una condanna definitiva su ciò che non è stato fatto o sarebbe stato più giusto fare, ma comunque sia è un atto di condanna. Ma la vita non è una condanna. La vita sono due braccia aperte che girano e vanno a raccogliere tutte quelle giostre di errori che si fanno, perché poi attraverso questi errori che noi impariamo, possiamo renderci conto, possiamo fare tutti quei passi in avanti che altrimenti non faremmo mai. Comprendiamo allora, cari amiche e cari amici di Radio Evolution, quanto sia importante questo passaggio che io vi sto cercando di indicare. Il perdono davvero è molto importante. Ma si può essere contro la vita, ad esempio, non lodando il dono della vita. Quanto spesso noi durante il giorno lodiamo il dono della vita? Le persone più sagge sono quelle che sanno sempre riconoscere quello che ricevono dal dono della vita, non quello che non ricevono. Sono quelle che sanno sempre cogliere la bellezza, non soltanto l'ombra, ma la luce. Non soltanto ciò che non funziona, ma tutto ciò che sta andando verso il meglio, l'evoluzione. Lodare la vita significa riconoscerne sostanzialmente il valore assoluto, cioè riconoscere che il solo fatto di essere vivi è già questa una grazia, e che già questo è un dono straordinario, e che già su questo noi dovremmo celebrare, insegnare a figli e figli quanto sia importante la gratitudine, quanto sia importante sviluppare il sentimento della gratitudine, un sentimento che, ahimè, io lo vedo stando con i miei adolescenti, è sempre meno presente. Spesso gli adolescenti danno tutto per scontato, non sono minimamente grati a tutti i sacrifici e gli sforzi che i loro genitori stanno facendo da anni, fedelmente ogni giorno per loro. E che quando un genitore fa un sacrificio e si lamenta, quando un genitore fa un sacrificio e lo rinfaccia, in questo momento non sta lodando la vita, non lo sta lodando, se ne sta lamentando. E se noi cominciamo a lamentarci, trasmettiamo a questi bambini, a questi ragazzi, l'idea di una vita lamentosa, di una vita triste, di una vita che ti dà solo delusioni, bisognerebbe imparare davvero a lodare un po' di più. Si può essere contro la vita nel momento in cui ci si chiude, nel momento in cui la nostra vita diventa un piccolo bunker, o se preferite un castello medievale con una torre molto alta, nel momento in cui le nostre famiglie sanno di aria vecchia. Avete presente quando si entra in quelle strutture tanto tanto vecchie, che proprio sanno, c'è l'odore proprio del vecchio, non so se avete in mente quei luoghi dove proprio respiri, ti sembra proprio di tornare indietro nel tempo, perché sembra che il tempo si sia fermato. Ecco, una famiglia non dovrebbe mai creare muffa, non dovrebbe mai accumulare polvere, non dovrebbe mai che ci siano delle ragnatele. Una famiglia dovrebbe essere finestre aperte, porte aperte. Dovrebbe essere luce che entra, persone che entrano, persone che escono. Questo vuol dire celebrare il dono della vita, questo vuol dire gioire dei legami, questo vuol dire gioire di qualcosa che crea sempre la curiosità di andare oltre la propria stanzetta, che è la nostra mente, di andare oltre il nostro piccolo angolo del cuore, che si chiama gelosia, possessività. Sarebbe proprio quello di riuscire, no? Ad andare oltre. Ecco, questo è così bello, perché l'apertura è davvero un simbolo della vita stessa. D'altronde, per abbracciare qualcuno dobbiamo aprirci, dobbiamo aprire le braccia. Voi avete mai abbracciato qualcuno con le braccia chiuse? Punto di domanda, puntando i gomiti. Beh, se l'avete fatto, non credo che sia stato uno dei vostri migliori abbracci. Bisogna lasciarsi andare, no? Bisogna proprio lasciarsi andare.
E allora, in altre parole, quando è che noi siamo contro la vita? Quando non mettiamo passione? Quando cioè non amiamo? Quando non siamo capaci di vivere momento per momento l'avventura della crescita? Quando al posto della relazione con un figlio ci si mette il lavoro, il successo, il prestigio, il denaro, la propria cura, eccetera, eccetera, eccetera? Quando cioè sparisce l'intimità della condivisione? Quando vengono a mancare quei momenti di semplice giocosità? Quei momenti in cui la famiglia diventa davvero un polmone che respira, un cuore che batte, diventa davvero una corsa verso il sole, diventa un gabbiano che apre le sue ali e che decide che non si vive e che non si vola per mangiare, ma che si mangia per volare, per scoprire che cosa si può fare in volo. Il gabbiano Jonathan Livingstone. Quando cioè noi incominciamo davvero a fare questo passaggio, ecco che allora noi magari senza volerlo, perché io sono sicurissimo che poi questo lo si fa senza la volontà che questo capiti, però a volte noi invece di essere dei genitori, degli educatori, degli insegnanti aperti alla vita, che testimoniano la bellezza della vita, la sfida della vita, il coraggio della vita, la speranza, siamo lì che in qualche modo testimoniamo esattamente l'incontrario, che la vita è un peso, che la vita è fatica, che la vita è senso del dovere, che la vita è ingiustizia. Certo che la vita è anche ingiustizia, ma noi siamo proprio qui per tramutare l'ingiustizia in giustizia. Dio ci chiama ad essere suoi collaboratori, ad essere co-creatori di quella passione di Cristo. In quella passione di Cristo ci siamo tutti noi ci siamo. C'è la Maddalena, c'è il Cireneo, c'è Veronica, c'è Pietro, c'è Giuda, ci siamo tutti, tutti noi. E noi dobbiamo scegliere da che parte stare, quale ruolo vogliamo interpretare. Dobbiamo decidere se vogliamo essere Caifa, se vogliamo essere Ponzio Pilato, se vogliamo essere Longino, se vogliamo essere la Maddalena, se vogliamo essere Giovanni. Chi vogliamo essere? Che ruolo vogliamo mettere? In che modo vogliamo diventare compartecipi della salvezza? Della salvezza, della vita eterna. In che modo vogliamo essere noi parte di questo progetto di luce, di questo progetto di pace, di fratellanza? Come vogliamo esserne partecipi? Punto di domanda. Beh, questa è la grande domanda su cui ognuno di noi dovrebbe interrogare se stessa, se stesso. Perché è in questo modo che noi ci rendiamo partecipi di questo progetto della vita. Perché la vita è speranza. La vita è resurrezione, la vita è compassione, la vita è fratellanza e solidarietà. La vita è dividere il nostro poco che abbiamo, i nostri 5 pani e 2 pesci, dividere quel poco lì che abbiamo per moltiplicarlo. E sapere che da soli non ce la si fa mica. E sapere che anche Gesù nel Getsemani ha dovuto per 3 volte svegliare il gruppo dei dormiglioni, lo chiamo io. E che per cui che a tutti noi in realtà abbiamo bisogno l'uno dell'altro per celebrare il dono della vita e per dire che la vita è una festa. Ecco perché in tutte le culture, guardate un po', anche quelle non religiose, quelle dove cioè non c'entra per niente la religione cattolica, cristiana, ma dove c'è il senso di una comunità in festa. In tutte, chissà come mai, l'antropologia ci dice che proprio fin dall'antichità, fin da che abbiamo, voglio dire, i primi reperti storici che ci dicono questo, l'essere umano ha creato dei riti di passaggio, ha creato dei riti di festa, ha creato proprio dei momenti in cui la comunità, per quanto piccola fosse, si ritrovava insieme a celebrare il dono della vita, a celebrare la nascita di un figlio, l'unione di un uomo e di una donna, a celebrare il passaggio delle stagioni, il fatto che da bambino diventava un guerriero, diventava una guerriera, diventava una persona in grado di essere autonoma. Cioè, ci sono tutta una serie, no, di tradizioni diffuse in tutte le culture, no? Qui ci sarebbe da fare 30 anni di trasmissioni solo a parlare di questo, di quanto, voglio dire, ricca sia, no, la testimonianza che è insita evidentemente nell'essere umano, proprio dentro l'animo dell'essere umano, proprio dentro l'essere umano,
questa cultura della vita, questa cultura di celebrare, no? Il dono della vita. Ecco, questo non vi sembra una cosa fantastica? Per me questa è una cosa fantastica, perché va proprio a testimoniare che al di là, ripeto, anche di un credo religioso, c'è evidentemente nella parte più profonda dell'essere umano, chiamala anima, chiamalo spirito, chiamalo inconscio, collettivo, chiamatelo come volete voi, ma c'è qualcosa che evidentemente ci richiama ad andare oltre la materia, oltre le gratificazioni materiali, economiche. C'è qualcosa che ci spinge verso il rito, lo stupore, la meraviglia, verso la crescita, il celebrare che le persone stanno bene quando crescono, che le persone onorano la loro vita in quello che sono e attraverso il loro essere in quello che fanno, perché in quello che siamo c'è anche quello che noi poi dovremmo svolgere, cioè nel nostro essere c'è anche la nostra mission. Nella nostra identità più profonda, cari amiche e cari amici di Radio Evolution, c'è anche il senso stesso della nostra esistenza, di come vivere il viaggio della vita, di come andare verso il futuro. E questo è semplicemente meraviglioso. Tutto questo davvero ci insegna il grande valore che ha essere dei genitori per la vita. Dicevamo proprio all'inizio, no? Che non c'è tomba così profonda che non possa essere rischiarata dalla luce di Dio, che non c'è un ghiacciaio così imponente che non possa sciogliersi al calore dell'amore di un Padre celeste, che non c'è valle così oscura che non possa essere raggiunta dai raggi della speranza, che non c'è un abisso così profondo che non possa essere raggiunto dall'abbraccio misericordievole di Dio. Ecco, ricordarsi questo è anche il modo migliore per celebrare questa Pasqua, questa Quaresima. Allora noi dovremmo dentro di noi farci una semplice domanda: quali sono i momenti attraverso cui noi celebriamo il dono della vita? Quali sono questi momenti in cui ci raccogliamo in intimità profonda? Quali sono i momenti in cui ci mettiamo ad ascoltare la voce del nostro cuore? Quante volte permettiamo alla nostra anima di rivelare chi siamo veramente e qual è lo scopo reale di questo viaggio chiamato vita? Ecco, se noi ci facciamo allora queste domande, probabilmente troveremo anche il senso più profondo e più alto e più nobile dell'esistenza. Donare a figlie e figli non la vita, ma l'amore per la vita.
Siamo così arrivati alla fine della 179esima puntata di Crescere per Educare. Vi ringrazio davvero di essere stati insieme a noi in questo viaggio dell'educazione. Ricordo che questa puntata la potete riascoltare domani alle ore 9 della mattina, alle ore 22, e il sabato alle ore 21, ovviamente in replica. Se volete scrivere a Radio Evolution avete diretta @radioevolution-online.com. Ricordo che potrete seguire tutte le attività della radio tramite Amici del Coach di Radio Evolution, e vi ricordo anche il mio blog www.pietrolombardo.it, dove potrete trovare degli articoli che riguardano proprio l'educazione. E dunque un modo per continuare a crescere insieme. Ci sono anche dei video, uno molto bello è I Vecchi, tratto da una canzone di Claudio Baglioni del 1981, che ci dà un po' l'idea di che cosa vuol dire poi andare verso questa stagione della vita. Nel 1981 era una cosa che mi interessava molto poco, ma in questo momento mi interessa molto di più. Ed è per quello che ho voluto realizzare questo video con delle parole, tra virgolette, straordinariamente poetiche, che ci danno un po' l'idea di come si può affrontare. Per chi vuole andare sul sito troverete anche questo video, e lo trovate anche ovviamente su YouTube. Detto ciò, io ringrazio Sara per la sua preziosa collaborazione in regia. A Dio piacendo, noi ci risentiremo mercoledì prossimo, perché mercoledì prossimo andremo verso una nuova puntata di Crescere per Educare, esattamente la numero 180. Per cui, come vedete, Crescere per Educare, passettino alla volta, si sta avvicinando a un traguardo che abbiamo già tagliato invece proprio domenica scorsa con Volersi Bene, cioè le 200 puntate. Grazie di cuore di nuovo a tutte e tutti voi, e naturalmente, come sempre, il viaggio continua.